mi porto il mio get ready, se mi vedete tutta bagnata è perché fa troppo caldo, cioè io sto crepando, quindi niente, iniziamo. Come prima cosa mettiamo il cerchietto, ora io non ho il tempo effettivo, beauty, per raccontarvi delle news della mia vita, tra cui maturità, magari patente e ovviamente relazione, cose così. Quindi lo farò tipo domani, se ho tempo, dato che ho un sacco di contenuti da girare, cosa da fare. Però giuro che in questi giorni lo voglio assolutamente fare, perché da un sacco che non faccio un get ready in cui parlo, cioè sono io, e niente, mi è mancato un sacco. Allora, preparo le labbra con il burro cacaino. Io mi metto sempre dei nomi. Di Blistex, questo qua ripara dal sole, non c'è sole però c'è un caldo bestia, e vi dico, sarà un make up molto leggero. A dire la verità non so neanche se farmi una base viso, perché comunque sono abbronzata, comunque se mi vedete appunto bagnata, non so se l'ho già detto, ma perché mi sono lanciata l'acqua addosso perché sto crepando al caldo. Comunque ci cioè, starei anche così, a dire la verità, non so. Allora, come vedete lei è la palette del 2024, cioè in assoluto, e vado con il bronzer, come se non fossi già abbastanza abbronzata, però boh. Facciamo una specie di make-up senza la base viso, perché comunque, cioè questa è una parte della base viso, però dico senza fondotinta, perché... Sì, non ho paura di mettere il fondotinta poi con anche il caldo che c'è. Speriamo che venga comunque bello, perché non ho mai messo dei prodotti così, senza il fondotinta. Magari metto poi il... Perché l'ho messo qua? Vedi, stavo pensando al correttore. E dove metto il correttore ho messo il bronzer. Top. Allora, vado a prelevare con il dito questo qua, che dovrebbe essere la shade... Ok, vado, questa shade qua ve lo giuro che era la mia shade prima di ieri, poi ieri appunto sono andata al mare, per di più al mare ieri, vado sempre a finale ligure, cioè chi è di finale sei troppo fortunata, è bellissima, comunque questa shade qua mi stava giusta, ora è chiara, impazzisco, sono troppo contenta, cioè effettivamente, perché c'ho il gomito rosso, sempre i gomiti rossi, boh. Comunque appunto... Potrei prendere anche una spugnetta. Sì, prendo questa qua. Almeno riesco a farmi il contorno occhi in modo più decente. Spero solo di non essermi schiarita troppo. No, perché tanto poi vado con anche il bronzer in polvere. Andiamo a mettere questo blush, che secondo me con... questa maglia non sta bene di più, cioè è troppo bello pescatino così, top, l'adoro. Che poi in verità è rosa, cioè è pescatino ma è rosa in viso, cioè è molto simile a quello di Rare Beauty, forse esagerato. Come mascara metto questo qua di Benefit, non vi ho ancora fatto vedere tutte le cose che mi sono arrivate, ma con il trasloco avevo tutto dentro scatoloni, o appunto le scatole che mi sono arrivate in questi giorni, e ora come sto a posto da domani, lunedì, io inizio a far vedere tutti i prodotti nuovi che mi sono arrivati. E ora appunto non avendo tempo non riesco. Ma mi sono arrivati pure i prodotti tipo per il dopo abbronzatura. Troppo belli, devo farveli vedere. Ok. Ho anche come quelle basi viso super luminose. Ragazzi, questo mascara io mi sono innamorata. Vado con la matita nera, dato che è il segreto per ogni make-up non bello di più. E oggi non so se farmi la linea d'eyeliner, mi sa di no, metto solo la matita nera, super, super, super easy, la sfumo pure un pochetto, cioè, mamma mia, quanto bello. Questo secondo me sarà tipo proprio il mio make-up estivo preferito, super easy, super veloce, ma poi con la palette, cioè questa palette qua, ecco magari mi allungo un poco poco l'occhio. Vado con la Precisely My Brow Pencil, adesso mi starà ammazzando, non ne
pensato a prepararmi da 50 minuti. Cioè 50 minuti fa avevo iniziato, chissà. Sopra ciglia super naturali. No, scherzo, ovviamente a me piace le sopracciglia un po' più strong, un po' più definite, cioè io le amo. Ok, e ora fissante per le sopracciglia. Metto bronzer in polvere, super enfatizzare ancora di più la mia abbronzatura fantastica. Eccolo, sta arrivando. Amo, quasi fatto! Illuminante. Come passo pesante! Ah, cipria. La cipria, io so che d'estate molte non la provano, ma io non posso rimanere senza cipria. Cioè, per me la cipria, abbassa un po', amore, che la cipria. Cioè, io non ce la faccio vivere senza. Ovviamente magari ne metto un poco di meno in zone tipo in cui mi abbronzo, in cui però no, non ce la faccio. Ecco, magari dopo ripasso solo un pochetto di più il bronzer, perché gusto un po'. Qua devo togliere il bronzer, l'ho messo troppo. Ma bellino però. Manca solo più la combo labbra, che vi giuro ragazzi, ho finito le matite. Io non sono una di quelle che usa le matite tanto high cost, perché dico vabbè, una matita labbra. Le matite labbra per me vanno via tutte. Oh no, no, non ho ancora provato matite. Però per me vanno via tutte, quindi non so se ha realmente senso comprarmele. Tipo, che costano un sacco, non so se avete presente. Mamma mia, quanto lo amo. Ora ovviamente devo togliermi tutto il mascara da qua, io non sono scema, me lo devo togliere. E poi, allora, combo labbra, ho messo la matita 808 di Kylie e il mio amatissimo gloss di Maybelline nella colorazione Gummy Bear. Ok, mamma mia. Ok, ero da un sacco che non mi preparavo, non mi sembra vero. Ora metto un po' di crema. Super profumare. Ok, profumo. Palesemente ho macchiato tutta la maglia, l'ho macchiata palesemente, ora no, non mi andrà. Ok, dovrei mettere un po' d'olietto nei capelli. Mi è venuta malissimo la frangia questa qua, però non ho più tempo di metterla, quindi faccio così. Basta. Dovrei comprarmi un fissante. Quello sì, ne avrei bisogno. Combo labbra via con me, mi porto la mia pinza, basta. Ora mando un bacio, ho finito di prepararmi, faccio dell'outfit. Questo è il mio outfit, basta, vi abbandono. Ciao ciao. Forse vedo mettere un po' di illuminante qua, però comunque la base è bellina, anche se non ho il fondotinta, no? Metto questa come copertina.